ed è la voce di Renato Maringo che si sovrappone a queste note della Tamburriata Nera della nuova compagnia di canto popolare. Buongiorno, è impossibile non cantare mentre si sente questo. Ed è infatti Renato Maringo l'ospite della settima puntata di Beat Generation, il programma di Radio F2 dedicato alla contaminazione e alla creatività giovanile, nato in collaborazione con l'assessorato ai giovani del Comune di Napoli e con l'Osservatorio Giovani. Venerdì 14 novembre 2014, in diretta come sempre al microfono Rosanna Marino, dall'altra parte del vetro Roberto Paolo Meo, e ospite speciale appunto della puntata di oggi, il grandissimo Renato Maringo. Grazie per la presentazione. Allora, niente, sentire la nuova compagnia di canto popolare con questo brano ovviamente mi riporta alla nascita del Naples Power, no? Quel nuovo... Esatto, infatti proprio di questo parleremo nel corso della puntata. Lei infatti ha un audio... Diamoci del tuo, Ok, scusa. Perfetto, grazie. E mette un po' soggezione, perché per una nuova leva, ecco, della... che parla a microfono in radio, avere accanto uno dei più grandi produttori, autori, ma non solo, giornalisti, conduttori radiofonici. Ricordiamo che lei è stato per anni il conduttore di Demo, l'acchiappa talenti di Radio 1, insomma, per me è un onore, ma anche un po' fonte di soggezione. Va bene, grazie. Comunque diciamo che poi a casa le voci sono uguali. Ok. È più carina perché sei una voce femminile, la mia, insomma, quella maschile. Vabbè, è un po' più impostata, diciamo così. Allora, questa puntata di oggi l'abbiamo intitolata Dal Naples Power alla Beat Generation. Intanto il nostro programma ha come titolo proprio Beat Generation, quindi siamo praticamente, parliamo di cose nostre, di cose che trattiamo in ogni puntata. E mi piaceva approfondire con lei, mi piace approfondire con lei il percorso che c'è appunto da cosiddetto Naples Power, appunto questo movimento musicale nato negli anni 70, e fare con lei questo percorso insieme per arrivare poi ai giorni nostri e quindi discutere anche delle nuove proposte musicali, i nuovi fermenti artistici della città di Napoli. Mi taccio, do a lei la parola. Allora, diciamo che negli anni 70 è esploso un attimo, un po' perché si ascoltava tanta musica internazionale, un po' perché a Napoli c'era stato una grande presenza con la NATO di musicisti americani, quindi i ragazzi che cominciavano a fare musica che non era la solita musica melodica o insomma la musica tradizionale napoletana, ma che era la nuova musica, chiamiamolo il rock napoletano, si contaminavano sanamente con degli straordinari musicisti che erano lì a fare i militari e convivevano a Bagnoli e in altri vicoli napoletani, convivevano con i nostri ragazzi. Allora nasce un po' la nostra musica è contaminata da sempre, ma lo sappiamo, Mediterraneo, insomma tutto questo, quindi non rifacciamo questa storia, dove la nuova compagnia di canto popolare è rappresenta proprio la summa di queste contaminazioni etniche, no? Naturalmente con una verve un po', perché c'era un Eugenio Bennato che dava anche un po' di vivacità. E un po' quindi questi musicisti che erano Nuova Compagnia di Canto Popolare, Tony Esposito, Edoardo Bennato, lo stesso Eugenio Bennato, Pino Daniele naturalmente, James Lecce, Napoli Centrale, insomma tantissimi, avevano cominciato a dare vita a una specie di vero e proprio movimento. Io aggregai tutti questi artisti, perché ero giornalista, lavoravo alla radio, avevo la possibilità di esportare, perché sai, Nemo Profeti in Patria, a Napoli era un po' sempre complicato parlare di napoletanità, e aggregai questi artisti e chiamai questo movimento, proprio da, in quel momento c'erano anche i fermenti politici, il Black Power, eccetera, Naples Power, sottotitolo I Negri del Vesuvio, non i Neri, i Negri, perché la nostra negritudine era un po' l'emarginazione che le grandi major discografiche no, ci lasciavano un po' indietro. E un po' il nostro vanto, il nostro orgoglio di essere i negri del Vesuvio. Quindi nasceva questo movimento che è continuato. Adesso stiamo sentendo Rosso Napoletano di Tony Esposito, che è diventato un pezzo internazionale, c'è la partecipazione di Paul Buckmaster e di tanti artisti internazionali. Fu un po', diciamo, questi musicisti diedero vita a questo movimento che
è stato considerato l'unico vero movimento di musica italiana, perché poi fra progressive, rock straniero e pop, diciamo, la musica italiana vera che non è la sanremese, e questo lo diciamo. Infatti questo specifichiamo, che negli anni 70 il panorama, la scena musicale italiana era dominata appunto dalla canzone melodica, dalla canzone sanremese, quindi questo movimento che irrompe sulla scena musicale italiana in qualche modo crea uno scossone che fa un po' da, come dire, spartiacque tra un prima e un dopo. Esatto, ed è fortunatamente siamo riusciti proprio con la forza della disperazione, con la forza rabbia, anche della voce e delle tamborre, ma anche delle batterie, delle chitarre elettriche, a imporre un po' in tutta Italia questo movimento musicale. Poi ci hanno raggiunto in puntata anche il professore Lello Savonardo, coordinatore artistico di Radio F2, e l'assessore Alessandra Clemente, assessore ai giovani, creatività e innovazione del Comune di Napoli. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuti. Dunque, no, un attimo, spiegare come siamo arrivati a Ciccio Merola, Song di Napoli, no? Ovviamente il movimento Nepos Power è durato diversi anni, poi ha avuto delle innovazioni e fa da ponte proprio Ciccio Merola, che assieme a Enzo Gragnaniello interviene inserendo prima un tipo di musica animista, per cui Gragnaniello viene anche influenzato da questa musica, e poi lui, che non era solo un percussionista, me ne sono accorto appena l'ho visto, l'ho conosciuto, si inserisce e comincia anche a intervenire non solo come grande percussionista ma anche come rapper. E a questo punto mi ricordo anche chi è che mi ha fatto continuare, mentre io ero a Roma, mi ero allontanato da Napoli e fatto entrare nei movimenti giovanili del rap e dell'hip hop, è stato proprio Lello Savonardo, che mi ha fornito un contributo interessantissimo sull'enciclopedia del pop e del rock napoletano. Ti ricordi, Lello? Certo, quando Renato Marengo mi chiese di dare un contributo a questa meravigliosa enciclopedia della Rai Eri, che era curata da Renato e da Michelle. In realtà io stavo lavorando, prima per la mia tesi di laurea, poi per il mio primo libro, sui movimenti, le nuove tendenze musicali a Napoli, e avevo scritto Nuovi linguaggi musicali a Napoli, il rock, il rap e le posse, proprio sugli Alma Negretti 99 posse. Allora Renato mi disse: questa è la frontiera, è la nuova frontiera, dobbiamo registrare nell'enciclopedia non solo il passato ma anche quello che sta accadendo, e in qualche modo mi chiese di essere il testimone, diciamo, di quello che stava mutando in quegli anni. E in realtà feci questi capitoli non solo sul rapporto tra musica e società a Napoli, ma anche su Alma Megretta e 99 Posse, che erano sostanzialmente in quel momento in una fase, diciamo, di esplosione, che portavano il rap, i linguaggi dell'hip hop e della protesta e del dissenso attraverso la musica con le nuove forme giovanili in quegli anni, e che in qualche modo hanno anticipato il movimento rap che oggi è così di successo. Questo avveniva 10-11 anni fa, sì, no? Circa, avveniva circa, sì. Poi anche qualche annetto in più, perché io per esempio parlo dalla piccolina della situazione, e io ricordo che la mia adolescenza io ascoltavo ad esempio 99 Posse, ascoltavo tramite loro magari sono arrivata a degli ascolti più vecchi, come ad esempio Pino Daniele, Gragnaniello, sì, la nuova compagnia di canto popolare, Bennato, eccetera. E quindi oggi possiamo parlare di Beat Generation, perché, diciamo, il movimento rap che usa le tecnologie digitali, che in qualche modo è costituito da giovanissimi come Rocco Anto, Clementino, che in qualche modo sono i nativi digitali del terzo millennio, in qualche modo si esprime attraverso culture e forme che prima non erano, diciamo, possibili, perché le tecnologie erano diverse. Certo. E infatti rispetto agli anni 70 sia la musica che la discografia in genere hanno subito una serie di trasformazioni importanti dall'internet e la rete hanno decretato ad esempio la fine del supporto, hanno cambiato anche le modalità di produzione, di fruizione e di consumo della musica, e su questo il professor Savonardo ha scritto fiumi di parole che appunto riesce a sintetizzare nella breve e concisa espressione di Beat Generation. Sì. Però a questo proposito, professore, io vorrei chiederle qual è la differenza tra beat, scritta beat, ecco, quindi quella che rappresenta quella che oggi qui Renato Marengo. Questo è un confronto generazionale. Renato Marengo è la Beat Generation, lei rappresenta la Beat Generation.
In realtà entrambi siamo dei teorici, sì. Lui della Beat Generation, soprattutto con Naples Power a Napoli in Italia. Io in qualche modo sto lavorando su queste nuove forme di comunicazione musicale, creativa, artistica, che in qualche modo richiamano il mondo del rap e delle nuove tendenze, ma che più precisamente si rivolgono ai giovani e a coloro che sono cresciuti nell'era digitale, quindi che si nutrono, si esprimono, comunicano, socializzano attraverso il web, attraverso la rete, attraverso il digitale, anche nei loro versi, nelle loro canzoni. Questo richiamo al mondo contemporaneo chiaramente è imperante e rilevante. Oltre all'impegno sociale c'è anche un uso delle terminologie, del linguaggio e delle tecnologie che caratterizzano la software culture, quindi certo. I nuovi poeti urbani sono dei poeti che raccontano la Beat Generation. Esatto, e non è un caso se come Napoli nel periodo del Naples Power salì alla ribalta nazionale diventando l'unica vera musica italiana di quegli anni. Adesso nuovamente è successo, ed è successo proprio in una manifestazione organizzata dalla tua università che hai coordinato, dove addirittura il FIMI, massimo organizzazione, dove c'eravate tutti, no? È stato, mi pare, proprio l'assessorato promosso anche dall'assessore giovane, così come tante altre iniziative esatto, e che hanno voluto fare la loro convention proprio a Napoli, perché Napoli nuovamente nelle classifiche, ai vertici, ha nuovamente musica napoletana, nuovamente rap napoletano addirittura. E proprio quel giorno io ricordo che Rocco Hunt ha festeggiato in diretta con noi all'incontro che abbiamo fatto con la FIMI il disco d'oro, che è arrivata la notizia proprio in quelle ore, quindi veramente... E devo dire che in questo la presenza di Alessandra Clemente, giovane assessore dell'assessorato che ha una delega specifica a giovani, innovazione e creatività, è stata fondamentale, perché in realtà il richiamo a quello che è il mondo dei giovani, che è rappresentato da Rocco Hunt, dai poeti urbani che sono sostanzialmente dei ventenni o poco più di ventenni, che in qualche modo mette insieme innovazione e creatività. Allora, ecco, anche con il Contamination Lab, che è un progetto che l'università sta portando avanti, dove innovazione, creatività e imprenditoria giovanile sono messe in campo anche nell'industria culturale, sulle forme culturali giovanili, l'assessore è presente, per cui ci teniamo adesso che possa dare un suo contributo anche nella riflessione che stiamo portando avanti. Mi viene da dire, vedi Napoli e poi musica, cioè in 5 minuti abbiamo capito come la nostra città non si è fermata mai, non abbiamo mai registrato anni di vuoto, di smarrimento, di silenzio, e quindi invece il suono dell'anima, lo possiamo dire, della città di Napoli attraverso le sue generazioni è stata in grado di esprimersi e di raccontare qualcosa di importante, mi piace sottolinearlo, da Napoli all'intero paese, agli interi linguaggi anche internazionali. Ed è per questo che come comune, come assessorato, in questa magia che è anche un po' una follia dell'assessorato ai giovani, creatività e innovazione, abbiamo dato tanta attenzione alla musica, ma non in modo stonato, mi piace dire, ma proprio perché è anche un concreto asset di sviluppo, di imprenditoria musicale che c'è vicino a questo. E quest'anno a giugno è stato bellissimo, abbiamo finanziato e voluto Giovani Suoni, che era un format, una cosa molto bella che si realizzava in città, dove ragazzi che non hanno santi in paradiso, grazie all'amministrazione, hanno potuto negli anni affrontare palcoscenici di prestigio. E quest'anno eravamo al Maschio Angioino e un giovanissimo rapper, poeta urbano, come diresti tu, Lello, di 14 anni, che si chiama Geco e che è di Pagani, è stato il vincitore. Voi eravate nella commissione, quindi la responsabilità, ma anche i complimenti per questa scelta vanno a voi. E mi piace poi sottolineare come la musica sia, nella sua composizione, un tribunale anche civile, perché soprattutto il rap ci fa vedere quanto in realtà raccontiamo ragazzi che non è vero che sono addormentati davanti alla televisione e all'iPhone, ma che si interrogano sul paese, sul lavoro, sulla classe operaia, su quello che sono i nostri diritti, la nostra precarietà, essere irriverenti nei confronti di chi ogni giorno ti propina la televisione. E quindi la musica è anche crescita culturale, e la nostra città, da Napoli, c'è sempre un grande voto d'opinione, c'è sempre la possibilità di dire la propria, ma anche di non essere particolarmente cerimoniosi o diplomatici. Siamo irriverenti, ma nella bellezza della nostra intelligenza e della nostra creatività. Beh, sentire un assessore
che non parla di riunioni del consiglio, eccetera, ma parla di musica. È una bella. Beh, devo dire che questo gancio con Giovanni Suoni mi piace molto, vabbè, a parte perché ci sono affezionato sin dall'inizio a questa manifestazione che valorizza i giovani di Napoli, ma per esempio, visto che abbiamo Renato Marengo qui, che è stato l'ideatore di Demo, che per tanti anni in radio ha promosso i giovanissimi, insieme, credo a, Michel, che, insieme a Michel. Credo che, voglio dire, questo è un tema forte, cioè quello della scoperta dei talenti, e credo che in questo senso Renato abbia ripreso a fare questa attività. Certo, infatti talent scout negli anni 70, dopo una pausa insomma in cui lei si è dedicato al mondo della radio e della televisione, oggi torna a fare il talent scout e il produttore. Di chi? Perché? Beh, innanzitutto, ecco, mi ha mantenuto giovane musicalmente parlando, dare per 12 anni musica delle nuove tendenze musicali. Beh, diciamo che a Napoli la scena è interessante, l'artista che più mi ha interessato in questo momento è Ciccio Merolla, per un doppio motivo. Primo, lo avevo conosciuto ai tempi di Son di Napoli, lui addirittura se lo è tatuato sul braccio e ha fatto una canzone che abbiamo sentito prima. Poi, per questa sua capacità di essere percussionista, musicista, di influenzare addirittura artisti come Gragnaniello, eccetera, oggi come oggi penso che proprio l'impegno sociale che nuovamente si è affacciato, di cui parlava prima Alessandra, e la capacità di doverlo esprimere bene, trovo che lui nel mondo dei rapper sia veramente un personaggio interessante, anche perché lui è un musicista, quindi non rappa su basi, eccetera. Diciamo che mi auguro di fare con lui un ottimo lavoro e di continuare il Nepos Power e di portare quel ponte alla Beat Generation, perché poi sì, Ciccio in realtà è un ponte, perché esatto. Così come altri artisti come Luca Ariello e altri rapper, sì, in realtà in qualche modo mette insieme ciò che è la produzione musicale di qualche anno fa con i nuovi scenari, perché sostanzialmente Ciccio è un rapper oltre che un percussionista, e così come altri rapper, diciamo, della prima onda stanno facendo sostanzialmente d'accompagnamento alle nuove generazioni di rapper, ai nuovi poeti urbani, creando quello che è il movimento della Beat Generation. E infatti è tutto collegato, perché Ciccio Merolla è stato anche una figura chiave, ad esempio, nella manifestazione Giovani Suoni, sì, perché so che in queste occasioni si sono create delle contaminazioni. Dobbiamo dirlo, perché Giovani Suoni, in un'edizione del passato, io ero il direttore artistico, forse la prima probabilmente, aveva praticamente tra gli artisti ospiti, diciamo, Ciccio Merolla e Lucarello, che avevano una loro band che si chiamava, mi pare, V7, e in quell'occasione c'era Gennaro Tesone degli Alma Megretta in commissione, e in quell'occasione Gennaro Tesone andò da Lucarello a dire: Lucarello, il Raiss sta andando via, vuoi venire a cantare al posto di Raiss negli Alma Megretta? E iniziò una carriera brillante di Lucarello. Ciccio nel frattempo prese un percorso suo che l'ha portato a fare anche, certo, oltre il percussionista, l'attore e il rapper, per cui quella manifestazione del Comune di Napoli ha portato fortuna a due artisti che sono oggi tra i più importanti nella scena napoletana. Certo. Io poi ho un altro sogno fortissimo, perché ci sono state delle politiche sbagliate che hanno spostato la produzione musicale da città come Napoli, perché negli anni 80 era così, ad altre città, penso a Bologna ma anche Torino. Quindi Napoli deve tornare ad essere centrale, e qui c'è bisogno del pubblico ma anche dell'attenzione di privati che con coraggio investono. E poi diciamocelo, soprattutto quando si parla di ragazzi, dobbiamo dare delle opportunità concrete. E quindi un altro sogno, e il percorso è in salita ma la strada è iniziata, è una struttura che abbiamo inaugurato a Pianura, la Casa della Cultura e dei Giovani, all'interno della quale c'è la prima sala prove musicale pubblica della città di Napoli. Quindi work in progress, veniteci a trovare a Pianura, Casa della Cultura e dei Giovani, che è straordinariamente aperta H24, sabato e domenica fino a mezzanotte, ed è del comune, attenzione, quindi stiamo lavorando anche affinché, come dire, le amministrazioni abbiano un volto e un modo di fare diverso. E infatti poi parleremo magari anche dopo di tutta una serie di attività che si svolgono anche alla Casa della Cultura, come ad esempio un piccolo Fab Lab stampante in 3D, si possono fare tantissime cose. Uno straordinario Fab Lab, esatto, diciamolo. E su questo il ponte col Contamination Lab è fondamentale, perché le start-up che verranno fuori dall'università e dal Contamination Lab potranno riempire di contenuti le iniziative del Comune. Certo, anche e questa volta ci sarò anch'io.
Assolutamente sì. E vorrei continuare a parlare con l'assessore Alessandra Clemente di questo straordinario progetto che è stato inaugurato appunto qualche giorno fa, appunto la Casa della Cultura e dei Giovani di Pianura. Sì, abbiamo ragionato ascoltando le nostre esigenze, quante volte per studiare abbiamo cercato delle aule studio nella nostra città o delle biblioteche magari fino alle 2 di notte perché dovevi ripetere, il giorno dopo avevi un esame, oppure quanto vediamo, c'è un gemellaggio molto importante che mette Napoli con San Francisco, la realtà dei Fab Lab, le stampe digitali in 3D, tutto questo oggi in realtà in una casa pubblica che è a Pianura, e quindi io colgo l'occasione per salutare i ragazzi, la classe di Contamination Lab che ci sono venuti a trovare in radio e invitarvi veramente a Pianura, nella Casa della Cultura e dei Giovani, perché penso che lì le vostre idee potranno trovare delle gambe concrete, non soltanto quelle là che sono legate alle note musicali, grazie alla sala pubblica, comunale, per fare le prove per chi si vuole avvicinare alla musica o chi già fa musica, ma anche attraverso il Fab Lab, il punto Informa Giovani, questi grandissimi saloni che sono degli open space, dei maker space, diciamo. È una cosa bellissima, 24 ore su 24, aperti tutti i giorni. 1000 metri quadri. Esatto, una struttura vivibile a tutte le ore del giorno, della notte. Esatto, che vuole anche demolire il concetto che c'è un centro e che c'è una periferia. Quindi nessun ragazzo si deve sentire lontano dal centro, e Pianura deve diventare nelle nostre abitudini, così come venire, non so, al Panno o raggiungere l'università a Piazza del Gesù. E questo è un tratto che ti contraddistingue, Alessandra, perché già l'abbiamo visto anche durante il Giugno Giovani, la periferia che diventa centro, Scampia, l'abbiamo fatto con tanti eventi, quindi sono veramente... Odio i pregiudizi, odio queste barriere culturali e fisiche che ci sono, denunciamo le cose che non vanno, ma costruiamo una città che sia diffusa e dove essere napoletano vuol dire vivere sia a Rione Traiano che a Posillipo che al Vomero, mentre invece dobbiamo registrare che ci sono delle barriere culturali e fisiche, e c'è la voglia come ragazze di farci interprete di questo approccio, e non sono tanto io, ma lo sento nella città che c'è questo sentimento. Questo è lo spirito che ci piace dell'assessore ai giovani, e che con la quale stiamo chiaramente creando dei ponti straordinari per tutte le attività, comprese quelle, diciamo, di questa trasmissione in Radio F2. Radio F2 è un partner anche importante del Contamination Lab, perché è un laboratorio creativo dove le discipline più disparate degli studenti che si formano si incontrano e si contaminano, così come nel Contamination Lab accadrà per le imprese innovative e le start-up che spero dai ragazzi partiranno in sinergia con università e imprenditoria. In realtà mi farebbe piacere sapere anche da Renato che cosa ne pensa di questa radio, però infatti, prima di questo direi che ribadiamo il ponte, anche parliamo di ponti, sì, di collegamenti tra il Naples Power e la Beat Generation, sperando, certo, di continuare a fare riflessioni in tal senso, sì, e a leggere i nostri movimenti culturali. Noi avevamo cominciato già un po' di anni fa appunto con questo scambio, e adesso più che mai continua, anche perché il recente concerto di Pino Daniele con tutto il Naples Power che suonava era applaudito al 90% da giovanissimi, quindi è un ponte che continua e continua anche con i nuovi mezzi. Quindi i nuovi mezzi aiutano, non è vero che sostituiscono. Quindi Beat Generation, Naples Power, però mi raccomando, la continuità è importante. E volevo una parola un attimo su quello che ha detto l'assessore. Mi fa molto piacere che hai detto queste cose sulla, diciamo, sulle varie zone della città, proprio in alternativa a quello che in altre città sta succedendo di tremendo nelle periferie. Bisogna avere più rispetto per le periferie e per chi ci vive. Bravo. Ma anche perché i ragazzi che sono lì sono dei diamanti grezzi, cioè veramente la vera risorsa è nel posto forse più nascosto della nostra città, e quindi c'è un patrimonio pazzesco che lo straordinario capitale umano della città di Napoli, che non è mai in decrescita, anzi è sempre in crescita, e il lavoro è quello di trattenere certo, qui le nostre energie, le nostre risorse. Molto bene. Per quanto riguarda la radio, insomma, gli studi posso testimoniare, voi non vedete, sono veri, i microfoni sono ottimi, la conduttrice è una professionista, il regista, bellissima, insomma, sembra una radio vera, ed è una radio vera, lo in è. Più va sul web, quindi va in tutto il mondo rispetto ai limiti delle radio nostre, e non c'è burocrazia, ecco, questo differenza con me che vengo dalla radio. Sì, complimenti anche ovviamente a Lello che diciamo questo lavoro lo ha progettato, e grazie ai ragazzi va avanti, complimenti.
grazie. Io ringrazio infinitamente per questi complimenti Renato Marengo, perché sentirsi dire queste cose da un conduttore radiofonico serio, ecco, voglio dire, ci inorgoglisce parecchio. A questo punto io direi che possiamo chiudere il nostro appuntamento, abbiamo sforato di tanto con i tempi, però non importa. Ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Beat Generation. Saluto il mio regista, il collega Roberto Paolomeo, e saluto i miei ospiti. Vi do, ovviamente siete benvenuti in puntata, potete ritornare quando desiderate. Ci aggiorniamo nella prossima puntata. Saluti Radio F2. Ciao. Ciao.